20 detenuti si sono asserragliati nelle celle, armati di lamette, e hanno dato fuoco agli arredi, materassi e lenzuola. Gli agenti penitenziari hanno riportato la calma al carcere di Montacuto di Ancona, ma il fatto ha scatenato numerose polemiche. La protesta evidentemente è stata scatenata, secondo la mia opinione, da essenzialmente una situazione dovuta al sovraffollamento. E oggi io ritengo che per il carcere di Montacuto servono degli interventi straordinari che hanno due elementi essenziali: quello di diminuire la popolazione carceraria in una cinquantina di unità e di integrare il personale di polizia penitenziaria almeno una ventina di unità. I detenuti responsabili sono stati trasferiti e dal DAP è arrivata la decisione, come a voler trovare un capro espiatorio, di allontanare la direttrice Santa Leboroni e il neocomandante delle guardie Gerardo Derrico ad Ancona da un mese. Io sono rimasto un po' perplesso quando ho visto che la direttrice del carcere di Montacuto è stata rimossa d'amblè. Pur rispettando l'autonomia dell'amministrazione penitenziaria, ritengo tuttavia, proprio per averla conosciuto in questo brevissimo anno in cui mi sono insediato, che è una persona molto attenta anche ai problemi dei detenuti, io non ho avuto mai difficoltà nel trattare di alcune questioni anche abbastanza delicate con lei. Ultimamente avevamo messo anche in campo dei progetti in prospettiva, quindi io spero che l'amministrazione penitenziaria possa anche rivedere questa decisione. Attualmente nel carcere di Montacuto ci sono 415 detenuti, quando in realtà ne dovrebbe contenere al massimo 178. Per quanto riguarda il personale, operano nella struttura 120 agenti, mentre ne servirebbero 200. Nel frattempo diverse parti politiche si sono attivate con la regione e il ministero competente per cercare di risolvere un problema che va avanti da anni. La regione Marche ha visitato tutte le carceri più volte, ha fatto un report della situazione che ha puntualmente inviato al ministro di competenza, ha attivato protocolli per degli inserimenti lavorativi, ma c'è da dire che è certo che per alcuni interventi sulla sanità la competenza sulle carceri è statale e qui non ci sono governi più o meno bravi. Il problema è se questa cosa deve stare all'ordine del giorno, senza paura di ritorni negativi a livello elettorale. Il rapporto tra agenti di polizia penitenziaria e detenuti è allucinante, perché per più di 400 detenuti vi sono poco più di 130 agenti di polizia penitenziaria, che diventano una manciata durante la notte. Questa è una cosa di mala gestione, se la paragoniamo poi al caso per esempio dell'altro carcere di Barcaglione, che addirittura è in sottonumero, cioè non viene praticamente utilizzato per il numero di detenuti che potrebbero essere presenti in quel carcere. Senza contare che l'amministrazione centrale penitenziaria si era impegnata a fornire nuovo personale nelle carceri marchigiane, ma questo non è arrivato. Negli ultimi 20 giorni erano arrivati segnali molto chiari che arrivavano addirittura per iscritto, che arrivavano ad Ancona Montacuto 7 unità. E poi all'improvviso queste 7 unità a Montacuto sono spinte. In realtà ne dovevano essere assegnate nella regione Marche 28, e questo il mese scorso. Di queste 28 ne sono arrivate solo 3. Erano ragazzi provenienti dei corsi di formazione appena terminati, ne sono arrivati 3 e gli altri sono andati ad altre regioni. Questa ancora una volta evidenzia la disattenzione che il mondo, cioè della politica, ma soprattutto l'amministrazione, non ha avuto nei confronti del carcere di Montacuto.